perché non torni in Rai? Al di là delle brevi apparizioni. No, dai, al di là della retorica. Ma io voglio tornare, attenzione, perché lo chiedi a me? Chiedilo a loro, a me, no? Ma non posso credere che non ti offrano... Ma no, non mi hanno offerto niente di importante. Io sono rimasto molto male, devo dire la verità, nell'occasione di questo festeggiamento di 60 anni. Io ne ho fatti 54, insomma, avrei dovuto essere tra i presenti. Infatti i 50 anni li ho celebrati io attraverso un grande spettacolo al quale partecipò la Buon'anima di Buongiorno. Fu una cosa bellissima, 54% di ascolto. Io nei 60 anni pensavo di avere un piccolo ruolo, invece non sono stato chiamato. Beh, però lì avevi litigato con Bruno Vespa, no? Ma il problema di Bruno Vespa, non è Bruno Vespa il proprietario della RAI, quasi però quasi, sì. però il suo programma, sì, ma, insomma, il programma era il suo, avevate avuto ma non è che il programma... Cioè, perché avevate fatto... Tu hai un programma, tu lo gestisci oggettivamente... perché è tuo, ma improvvisamente sei anche oggettiva, no? Beh, per sì, cui... però se non ricordo male c'era stato un problema grosso tra di voi. No, ma non c'è stato niente, guarda. Ma la non cosa c'è dello stato... sputo, è vera? La cosa dello sputo non riguarda lui innanzitutto. Un suo quindi autore. Quindi lui non era presente alla cosa. Non era presente. Non era presente, quindi ha preso le difese di un suo autore. Ma era uno sputo simbolico. Immagino. Lo sputo era simbolico, ma a me questo signore mi ha dato del mafioso. Ora, guarda, io accetto qualunque offesa. Dammi del cornuto, dimmi cornuto. Cornuto. Non mi offendo. dimmi cretino. Cretino. Non mi offendo. Dammi del mafioso. No. Ti ammazzo. Infatti vedi che non capisci, c'ho... Capisci?